Sistematevi comodamente con il vostro partner e iniziate con un massaggio delicato delle spalle. La vostra pressione è leggera, il vostro gesto fluido e armonioso. Lasciate che tutto il vostro corpo accompagni il movimento con un'oscillazione continua. Le vostre mani avvolgono il corpo, assecondando la forma delle singole parti che voi toccate. Trovate un ritmo lento perché il vostro partner ha il desiderio di distendersi. Il massaggio delle spalle è particolarmente rilassante e benefico perché scioglie le numerose tensioni che si accumulano in questa zona. Siate presenti con il vostro partner, prestategli molta attenzione, con tenerezza e fate in modo che si senta sicuro con voi. Il vostro contatto deve portarlo a lasciarsi andare, a distendersi completamente. Aumentate a poco la pressione. Massaggiate tutta la schiena, mentre tutto il corpo oscilla e l'avvolgimento del vostro corpo. Il movimento che fate non è importante in se stesso. Spostatevi su un lato, piano, e con l'altra risalite lungo la parte posteriore del collo, con un gesto tenero che ne favorisca il rilassamento. La posizione sul lato è particolarmente rilassante, perché permette di massaggiare contemporaneamente varie parti del corpo. Date la preferenza ai movimenti ampi e fluidi e allo sfioramento della schiena, che allenta la rigidità. Prolungate i movimenti sulle braccia e sugli avvallamenti del corpo, sulle spalle, laddove è raro essere stimolati. Cominciate sempre da un ampio movimento che scenda fino ai piedi. Fate attenzione all'incavo del ginocchio, ai glutei, al tendine di Achille, alla pianta del piede. Avvolgete bene il piede, scivolate con le mani, salite e scendete lentamente, passando ogni volta per la parte bassa del dorso. Massaggiate in questo modo le due gambe. Risensibilizzando il corpo, rilassate la mente e liberate il vostro partner dalle tensioni muscolari croniche che gli impediscono di essere se stesso e lo rendono più rigido. Imparate a lasciarvi andare spontaneamente, senza sforzo. Con il massaggio si crea naturalmente un'intimità e una confidenza sempre più grande. Vi sentirete così a vostro agio, contemporaneamente nel dare e nel ricevere. Scoprirete, grazie al massaggio, delle ricchezze insospettate, delle sensazioni nuove. Vi sentirete più sinceri e disponibili. Ricordatevi che questo massaggio non è basato sulla tecnica, ma sulla qualità della presenza verso l'altro. Essere se stessi ed essere con l'altro. Ciò significa essere aperti e vulnerabili, sperimentare l'energia vitale che circola in voi, le sensazioni, le emozioni. Vuol dire anche fare del vostro corpo un amico. Senza pressione, lasciandovi andare. Non abbiate fretta nel movimento. Datevi il tempo per qualche minuto
di stabilire un contatto. Rilassatevi, respirate liberamente e iniziate il massaggio solo quando vi sentite pronti e disponibili. In generale, siate più delicati quando massaggiate la parte anteriore del corpo e mettetevi sempre in una posizione comoda. Cominciate con ampi movimenti che vi servono contemporaneamente anche a spalmare olio se lo utilizzate. Assecondate la forma del corpo, scendendo lungo le gambe e risalendo regolarmente per passare sul ventre. Unite tutte le parti del corpo e insistete sulla parte anteriore delle gambe, dove si localizzano spesso molte paure. Potete anche risalire lungo la parte interna delle gambe con onde successive, facendo ogni movimento leggermente più in alto di quello precedente. Mantenete un contatto stretto con le vostre mani e utilizzate la parte interna degli avambracci ogni volta che è possibile. Aiutate il partner a sentire tutto il vostro corpo come un insieme, così si sentirà allo stesso modo interiormente unito e in armonia. Prolungate il movimento sul collo, sulla nuca e fate poi scivolare le mani sotto la testa, liberando la respirazione. Continuate lungo la capigliatura. Avrete veramente l'impressione di liberare il vostro partner degli ultimi pensieri che possono impedirgli di lasciarsi andare